Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi, questo nuovo video di The Front. Andiamo avanti, vediamo se riesco a fare quello che volevo fare inizialmente, che è andare a est, poi a nord e a ovest. Ok, mi sono ovviamente fatto una cacata. Allora, così, ok. Andiamo avanti, quindi devo salire tanto. Ok, vediamo se riesco. Beh, un po' di danni li facciamo, non possiamo proprio da buttare nel bidone. Allora, devo salire. Sperando che non dovrebbero esserci problemi. Eh no, stavolta no, però. Vabbè, però non ci ho buttato di sotto questo. Madonna, ma quanto è resistente! Oh, te hai rotto il cazzo, eh? Che cavolo. Quindi ci siamo quasi. Allora che se posso lo faccio. Ok. Siamo quasi. No, tentaci di provare. Perfettico. Vediamo anche loro. Ok, andiamo. Va bene, da dietro non c'è problema. Li prendo sempre tutti e siamo tutti a posto. Bene. Muorici perché hai già rotto i maroni. Ecco che. Oh madonna, quanti siete! Quindi devo andare di qua. Perfetto. L'aria fatta. Adesso sempre dritto. Non posso sbagliare strada. Adesso ci penso io a voi. È lenta però la mossa, diciamo, finale. Ai, ai. Perfetto. Ottimo. Ah, le mosse più o meno sono le stesse, cioè senza più o meno. Il problema è che se quella finale normale, se la volessi fare, è molto molto lenta. Oh, beh, questa non lo sapevo. Bella. Ok, andiamo. E siamo a posto. Ci siamo, dai, ancora un pochino e vediamo se ho ragione, perché se no non so proprio dove andare. Ok. Certo che questi cominciano ad essere fortini, eh. Devo cercare di fare più. O devo fermare un pochettino. Off camera mi ci metto. E siamo a posto. Perché non saprei come ovviare al problema dei pochi danni che facciamo. Okay, toglietevi da cazzo, grazie. Oh, ok, questa. Vai, vai. Oh, dovrei. Ok, siamo a posto. Ecco qua, dovrei andare sopra. In qualche modo. Ci va di sopra. Devo capire come. Vabbè, un bel po' di roba. Esatto, qua. Oh, ma qui c'è qualcosa di bello. C'è anche una signorina. Non chiedermelo, non dirò una sola parola. Non dirò. Non lo dirò a nessuno. Sua grazia mi ucciderebbe come ha fatto con Anne. No, non ho detto niente. La prego, Sua Altezza. Non volevo. Anche se te lo dicessi, non farebbe alcuna differenza, vero? Un occhio, al mio occhio, nella sua mano. No, no, ah! Un occhio, vabbè. Abbiamo capito alla fine che ha fatto. Hai trovato la chiave dorata! Che sia la chiave di tutto? Speriamo. Qui siamo, qua. Vediamo un po' dove porta questo coso. Qui si può fare niente, no? Si può fare niente. Ok, speriamo bene. Ok, vediamo. Ok, andata. E qui c'è qualcosa. Però prima vorrei. No, non ci provare proprio. Ok, ce l'ho fatta. Hai danneggiato gli oggetti al suo interno del forziere. Oh, cazzo. Era quel famoso forziere che diceva se avrei voluto. Vabbè, pazienza. Non lo sapevo, pensavo. Vabbè, pazienza. Finora siamo partiti così. Niente mi faceva capire che ci sarebbe stato un modo diverso, insomma. Vabbè. Ah, beh, fa piacere. Dai. Ok, devo capire come arrivare di là. Non ci arrivo più. Ok. E non.
Capisco. Ok, ce l'ho fatta. Non c'era un granché purtroppo. Una moneta l'ho persa, ma pazienza. Sì. A questo punto mi viene da pensare così. Devo andare lì. Vediamo cosa dice lui. Ti prego, ti scongiuro, non proseguire. Per il tuo bene con il conte, un gentiluomo, ma no, continuare sarebbe un suicidio. Ti darà tutto quello che vuoi, ma alla fine non varrà nulla. Sono bloccato in questo posto. Il mio risentimento è una prigione, ma tu puoi ancora non bloccare in questo posto. Sono bloccato in questo posto, il mio risentimento è una prigione e dice le stesse cose. Vabbè, vediamo un po' qui. Quando ti avventuri in una battaglia, controlla ciò che indossi. E non dimenticare, vado sempre in coppia. Non ho capito un cazzo. Ok, beh, salviamo, che è una cosa buona. E prepariamoci a uno scontro. A quanto pare sì, sarà così. Devo andare su. Ma porca, ho sbagliato il pulsante anche questa. Vai, muovici. Col cazzo fa risposta. Questa è bella resistente, eh? Ok, questa. Ottimo. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Mi tocca farle così, sperando che non siano infiniti, perché appunto è quello il problema. Sembrerebbe che ce ne siano di meno. Cioè, vedete che lo scigno qui non mi dà ad aprirlo, quindi per forza devo far così. Quello si vede che era diverso. Va bene. In teoria sto andando bene. Sì. Posso andare giù e mi ricongiungo al punto. Beh, vediamo se è vero. Vediamo cosa dice qui. In battaglia spesso usato e nelle foreste avvistato, con un colpo ben inferto anche gli alberi calpesto. Ci ho capito un cazzo come al solito. Di mana ne ho 600. Troppo poco per dire qualcosa. È un bel salto questo, eh? E quindi di là come ci andavo io? Vediamo cosa si dice. No, non ho visto nulla, lo giuro. Ti prego, ti scongiuro, non voglio. Io non ho mica ho visto Sua Grazia strappare il volto. No, non l'ho visto. Ti prego, non chiedermi nulla, non so niente, non voglio sapere niente. Basta! Ho capito. Ok. Andiamo avanti, un falò. E qui mi sa proprio che succederà qualcosa, vero? Non so come risalire di sopra, però è un bel problema questo. Va bene. Vediamo se succeda qualcosa che mi dia la possibilità di salirci. Oh, però, quanta roba. Oh, ma ancora. Non ho sentito nulla, non ho sentito nulla. Non ho sentito Sua Grazia ordinare a quella creatura di portare della razza delle ragazze qua, qui. Non ho sentito il ragazzo cadere dalle scale. Perché, signor maggiordomo, perché mi dice questo? Non voglio. Non voglio ascoltare. Adesso è un bel casino, eh. Ok. Un indizio? Tutti quei libri? Io non me li ricordo però quei libri. Senza un indizio come faccio? Senza un indizio non posso farcela. Non voglio ascoltare. Come faccio senza un indizio? Vediamo se mi dice la cosa da capo. No. Hanno solo due cose. Ok, sembrerebbe che così abbia un senso. Questo non ne ho idea, francamente. La bilancia. Devo avere un indizio per riuscire a capire, perché così non ci capisco un cazzo. Senza un indizio faccio fatica. Spada, cavaliere. Spada, cavaliere. Oh, cioè, mi venirebbe di dire lascia per tagliare la testa, ma potrebbe essere anche così. Pesce, bilancia, ruota.
potrebbe essere tutto e niente. Cioè, dovrei fare una prova con ognuno di questi e ci metterei mezz'ora. Senza un indizio e fatica. Cavolo, fuori di andare a caso ci sono riuscito. Ah, tanto d'altronde le soluzioni erano poche. Oh, sono andato proprio a caso completamente. Ascia, mano, piede, bilancia. Pesce, bilancia. Non so proprio, boh, sono andato proprio a caso, dico sincero, ho provato a mettere uno, attivare e poi provando le due combinazioni di tutti quanti e alla fine mi è venuto, ma è stato veramente solo fortuna, non ho idea di come abbia fatto a farlo. E quindi sì, devo andare su dopo perché su c'è un posto che non ho visitato, vabbè, andiamo. Ok, dove sono? Uccio, la mia testa. Ti trovi dove meriti di essere, mia amata? Ho organizzato questo ballo solo per te. Davvero? Chi sei tu? Sono il tuo compagno, mi chiamerai marito e passerò il resto della mia vita con te, umile servo, addirittura. Sì, ma cos'è questa sensazione, questo volto nel mio cuore? Non sento più nulla. Non avere fretta, mia cara, danzeremo ora per se e per sempre. Ora danzeremo. È molto strana sta cosa. Perché in tuo possesso? Perché è in tuo possesso? Questo? Oh. Ah, l'anello. È un'illusione. L'anello mi ha salvato dalle menzogne di questo disgustoso demone. Capisco, se questa festa non è di tuo gradimento, allora non vedo come possa funzionare il matrimonio. So, E che how's cazzo, però, dammi un this? secondo per riuscire a capire un po' la situazione di merda in cui mi trovo. Ok. Perfetto. Sono nella merda più totale. Cioè, in pratica devo ammazzare. Ho fatto un accimetro, non ho tempo di leggerlo. Sì, ma ragazzo, calmati, Che cazzo, però. Ah, basta! Porca di quella vacca. Ok, proviamo così, va. Ah, non posso toccare lui, quindi devo ammazzare loro. Ok, ho capito. Vai. Cazzo. Non posso. Ok, ho preso il cibo. Ok. Sarà dura qui, eh. Perfetto, meno male che prendo un po' di come posso dire, di vita. Cavoli. Forti, forti come pochi sono. Vaffanculo però, vabbè, non ha tanta vita, però, insomma. Vai, prendilo, assolutamente. Ok, cerchiamo di. Sto cercando di capire come morirci malo, perché. Ok. Mamma mia. Dai, che è morto, porca miseria. Ok. Cazzo. Vai. Che cazzo è successo? Oh, salve, lei è? Ah, un fetentone, a quanto pare. Ok. Ok. Non ci ho capito un cazzo, come al solito, però. Mi sa che devo prendere sto coso. Oh, interessante. Interessante, non ci ho capito ancora un cazzo, è interessantissimo. Ok, devo prendere questo unicorno qui, questo corno. Aia. Non è facile. Aspettiamo, va che. Aia. Però, la vedo piuttosto brutta la situazione. Porca vacca. Devo stare attento. È difficile prendere. Ok. Aia. È questa. Ora di dirlo, ma non penso sia la mia portata. Cazzo, non riesco proprio a prenderlo.
Dai! Non gli faccio proprio niente, ragazzi. È proprio un gran casino. No. Vai. Ah, sono morto. Non riesco a farcela. Devo farmare in qualche modo. Che bellezza è partire a me, solo a me. Ovviamente. Non penso sia una cosa... Una storia che girava a Westland, narrava di nobili mascherati che corteggiavano giovani donne a mezzanotte, promettendo loro una vita di felicità e di lussuria. A volte le promesse cambiano non appena l'anello si posa sul dito. Il conte della pietà. Che muore. Ma immaginavo, vuoi caricare certo? Ovviamente. Cavoli, è piuttosto dura. Va bene, vado off camera a cercare di fare il possibile, perché sennò così non posso andare avanti. A dopo. Ok ragazzi, sono andato nella zona che mi mancava di sopra. Ho trovato questo fantasma, vediamo cosa si dice. Ah, prendimi se ci riesci. Ah, ma non mi prendi, non mi prende sua altezza. Ah, ma oh, mi ha preso. Non importa se avete altri amanti, vostra grazia, finché proverò questi sentimenti non me ne frega nulla. Ehi, vuoi unirti a noi? Potremmo servire sua grazia insieme. Mi farebbero comodo nuove reclute. Ma, ecco, questa è quella... Una... Oh! Ecco. Vabbè. Purtroppo non avevo letto. E questo è l'ultimo. Quindi devo per forza, in tutti i modi, in tutti i costi, andare da quella lì. Però vediamo se riesco a mettere qualche abilità che mi possa aiutare. Cogliere il cibo, no, questo non mi interessa per il momento. Questo sì, 2005, ce li abbiamo giusti giusti. Abbiamo, non me l'ha dato? Chissà cosa devo sbloccare per riuscire a avercela. Molto brutta la cosa. Vediamo qua, attacco P5, almeno questo me l'ha dato. Faccio solo P5, però sempre meglio più che meno. Quanto pare non ho altra scelta. E vedete, sono qua. Quindi adesso se scendo giù, ritorno là e dovremmo essere a posto. Speriamo bene. Ok. Adesso ci riproverò, per carità, però insomma. Andiamo, perché è meglio. Un pochino in più. Calici di rame. Ma io non è che magari un po' di equipaggiamento nuovo ce l'ho, non me ne sono accorto. 89-117. Perché potenziare questa, a parte che incantamento non posso, ma potenziarla ci vuole 175, che volendo ho 117, 103, già è qualcosina buono. 400 non ce l'ho, già così forse potrebbe essere a mio vantaggio la cosa. Solo che io da qui non posso togliermi. E vediamo un po' se riesco a farmare un altro pochettino di mana, perché non sarebbe malo. Va bene, faccio un po' di prove e ci vediamo fra poco. Ok, ci riprovo, speriamo bene. Ho potenziato la spada al massimo, fa un po' di più, però non so se effettivamente possa essere sufficiente. Sembra che comunque si faccia sentire. Vediamo un po'. Aia, anche il dolore si fa sentire. Aia, aia. Ok, andiamo. Sì, faccio un po' più di danno, però lui me ne fa sempre troppo. Ok, andiamo. Sicuramente molto meglio, però non ancora sufficiente per quello che volevo fare io. Ok, devo proprio andare diretto, ma il dolore che mi provoca è veramente allucinante. Ok, no, aspetta un attimo. Non so come affrontarlo. Ok, sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge, perché il dolore è veramente tanto. Però dai, va molto meglio. Siccome faccio un cinquantino in più, vediamo un po' se ci si... Ok. Ok, stavolta l'ho evitato alla grande.
Però. Ok, oh, stavolta gliel'ho data la lezione. Perfetto. Dai, piano piano, forse stavolta con un aumento di danno della spada considerevole. Non è certo andata peggio, cioè meglio. Insomma, avete capito cosa volevo dire. Italiano, aiutami. Ok. Vediamo un po'. Se riuscissi. No, no. Cavoli. Perfetto, dai. Dai. Vabbè. Faccio quel che posso. Dai. Perfetto. Siamo quasi. Buono. Buonissimo. Ah, quasi buono. Ok. Dai che ce l'hai fatta. No, no, aspetta un attimo, va. Vieni qua. Oh, cavoli. Santiago, accidenti, ce l'abbiamo fatta. È a posto. Considerato un divorzio essere. Considera un divorzio essere orribile. Oh. E questo? No, come può essere? Amore mio, ti prego, non abbandonarmi. È bello vederti in questo stato, Santiago. Oh, la strega. Chi sei? Non ricordi la tua cara bella? Bella? No, impossibile. Tu sei morta. Stupida idiota. Il destino potrà anche aver abbandonato Bella, ma io non lo farò mai. Ma ho assorbito la tua vita. Non del tutto. Mi hai fatto marcire ed ora sei nella mia stessa situazione. Questo mi sta bene. Ti prego, perdonami, oh, perché ho fatto tutto questo, bella mia cara, non ero in me, ero posseduto, ero controllato da un demone, io ti amo. Hai rubato il mio bracciale e poi mi hai uccisa. Colpa del demone che mi controllava, non farei mai una cosa del genere alla persona che amavo. Bugiarda, bugiardo, sa. Non vedo altro che avarizia e tradimento nei tuoi occhi. Anche nei tuoi ultimi istanti non provi rimorso. Ti caverò gli occhi e ti mostrerò quanto il mondo sia buio. Bella! Ecco. Wow! E in un istante Santiago afferra la strega e si getta nel precipizio, ponendo fine alla storia dei due amanti. Ah, beh. Un finale ironico per entrambi, direi. Oh! Holborn, ben fatto, custode delle rune, il ragazzino. Vivian, cosa? Holborn, quindi questo è il bracciale di Zoe? Sì, ha avverto il suo potere. Vivian, non riesco ancora a credere che abbia colto alle spalle. E adesso faccio la mia mossa? O perdo tempo? Non sono stata io a recuperare il bracciale, Vivian. Non rispetterà i patti, ma non si è accorta che ho spezzato la maledizione. Presumo che scoprirò le sue reali intenzioni molto presto. Ma non rinnego il tuo contributo. Bastardi ipocriti dell'Accademia. Ora ho una bella cagnolina ai miei ordini. E se non se una volta rilasciata mi mordesse? Sei più crudele di quanto sembri, forse. Non sai con hai a che fare, sai con chi hai a che fare. So il fatto mio, custode delle rune. Ora, come prossimo incarico, voglio che ricordi Kamend al laboratorio di Mangus sulla montagna di Ai, di quella lì. E suppongo verrò uccisa in caso di rifiuto. Per farla breve, sì, la maledizione è il risultato della forgiatura runica a te, cara. Se riuscissi a spezzarla, il risultato sarà. Sono al tuo servizio. Molto bene, attendo il tuo ritorno. Interessante. The Vagrant. Ok, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui. Vediamo cosa c'è giusto qua. Perfetto. Per questo video è tutto. Io vi do come al solito. Lascia un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E adesso vi do un saluto a Shiva. Ciao ciao!